Bene, tecnica della scuola presente a Didacta 2023 a Catania, abbiamo qui con noi Rossella Nocera, Ivona Pellegrino del liceo statale Pascarino di Marsala, in provincia di Trapani. Innanzitutto buongiorno, grazie di essere presenti al nostro stand. Avete terminato da poco un seminario riguardante la comunicazione, gli equivoci soprattutto della comunicazione. Una comunicazione che sia a livello parlato che scritto negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, ha comportato sempre minore rigore e sempre anche più possibilità di errore. In generale, cosa avete proposto e detto, insomma, durante questo seminario? Allora, la comunicazione sicuramente rappresenta l'aspetto più caratteristico di noi umani, di noi individui, e abbiamo cercato in qualche modo di coinvolgere i numerosi docenti presenti, cercando di far comprendere quanto questo aspetto che ci caratterizza in maniera così specifica sia effettivamente rilevante e quanto la possibilità del malinteso sia tanto probabile. Ecco perché siamo partiti da un excursus, diciamo, un po' storico rispetto alle teorie della comunicazione, che prima la spiegavano come un processo lineare, ma in realtà la comunicazione è un processo estremamente circolare, si svolge tra le persone e proprio tra le persone prende senso. Ed è questo senso che più o meno compreso che in realtà poi crea quell'equivoco di cui parlavamo poc'anzi, che è sempre dietro l'angolo. Quindi abbiamo cercato di far capire loro quanto questo argomento possa interessare i ragazzi, che spesso sul malinteso poi rompono le loro storie, litigano, si arrabbiano. Allora, lei insegna filosofia e scienze umane. Sì. La comunicazione effettivamente si è complicata nell'ultimo periodo, no? I ragazzi hanno tantissimi input di vario genere, multimediale, interattivo e quant'altro. Questo influisce molto anche sull'apprendimento? Allora, assolutamente sì, perché oggi si parla di comunicazione plurimediale e addirittura c'è un nuovo termine, che è quello di mediatization, che fa in qualche modo comprendere quanto la nostra vita sociale sia tanto determinata dai media. Ecco perché abbiamo cercato di far capire quali siano le cause dei malintesi, che possono essere di natura, diciamo, proprio legata a degli errori di natura materiale. Abbiamo portato l'esempio del telefono senza fili, del gioco che fanno i bambini, che si può riproporre come laboratorio in classe con i ragazzi per far capire quanto un difetto di attenzione possa portare effettivamente a non comprendere l'altro, i cui i malintesi possono essere anche causati dai malfunzionamenti. L'adolescente di oggi, per esempio, ha difficoltà spesso a gestire il malfunzionamento di un device col quale sta giocando, e questa cosa crea anche quella che viene chiamata computer rage, la rabbia proprio che si sfoga nei confronti dell'elemento fisico che non funziona. Quindi anche i malfunzionamenti, a volte il non ti sento, il non ho capito, il mi manca un pezzo, possono essere appunto causati, cioè possono essere la causa dei malfunzionamenti. Carissimo. Io passerei a Ivona Pellegrino, perché sembra di aver capito che durante il seminario avete anche affrontato le conseguenze negative da un punto di vista della scrittura. Cosa sì. comporta una cattiva comunicazione? Anche una pessima modalità di scrittura, vero? Sì, spesso gli errori comunicativi e fraintendimenti si riflettono inevitabilmente nella scrittura. Io mi sono occupata infatti di porre l'attenzione su alcuni esempi che mettessero proprio in rilievo quanto oggi un uso scorretto della punteggiatura possa anche esprimere visioni anche diciamo ricche di pregiudizi o opinioni completamente diverse rispetto a quelle che all'inizio si volevano formulare. Le chat, soprattutto la comunicazione scritta in chat oppure sui social, è veicolo di errori comunicativi, è proprio un deposito di errori e di fraintendimenti. L'uso errato, improprio della virgola, quindi dei segni di interpunzione, spesso può veramente generare dei qui pro quo che possono intaccare anche le relazioni.
espressioni, assolutamente. Un uso eccessivo della virgola. Sì, ci sono degli abusi, che, quindi usi indiscriminati di alcuni segni di interpunzione, quali per esempio i punti esclamativi oppure i puntini di sospensione, o ancora l'emoticon, le emoji che vengono utilizzate in maniera indiscriminata. Questo anche perché i ragazzi leggono poco? Sicuramente il mancato sviluppo delle competenze di lettoscrittura può essere una motivazione, ragion per cui spesso in tutte le scuole ci si attiva con progetti che promuovono in effetti la lettura. Ma non solo questo. Ma non solo, sicuramente mancano i momenti di riflessione linguistica, manca la pratica della riflessione, che nella società dell'attesa e della frenesia è sempre meno praticata. C'è chi sostiene che la didattica a livello di scuola primaria, mutata nell'ultimo periodo, aperta anche ad altre discipline, abbia ridotto l'attenzione per la grammatica. Sì, sicuramente la trasversalità dei saperi, il fatto di accogliere sempre più nel calderone dell'apprendimento input e stimoli diversi ha sicuramente deviato un po' dalla vocazione per certe discipline che comunque sono alla base dello sviluppo delle competenze base. Prima noi eravamo abituati a pagine e pagine di esercizi di ortografia, cosa che adesso non viene più praticata, ad esempio. Io chiuderei con diciamo dei consigli pratici. A livello di scrittura, cosa si può fare per rimediare a questi problemi? A livello di scrittura si potrebbe partire proprio dalla didattica dell'errore, quindi fare vedere, mostrare, proiettare ai ragazzi una frase o non interpunta oppure interpunta scorrettamente, quindi fargli riflettere sui meccanismi che stanno alla base della corretta interpunzione. La virgola non deve dividere il soggetto dal predicato verbale, i puntini di sospensione non possono essere elargiti in numero indiscriminato, anche l'Accademia della Crusca dice che devono essere tre, perché la sospensione non è proporzionata al numero dei puntini, di punto esclamativo ne basta uno solo, e il vocativo, attenzione ai vocativi che vanno inseriti irrimediabilmente fra le virgole, perché sennò potrebbero veramente generare dei fraintendimenti gravi. Vediamo con Rossella Nocera, a livello invece di comunicazione in generale, cosa possiamo consigliare ai docenti? Allora, ai docenti possiamo consigliare sicuramente di intanto di centrare appunto l'attenzione sull'attenzione. Sembra un gioco di parole, ma questa è la cosa più importante, cioè per capire, ragazzi, che viviamo in una società iperstimolata e che spesso nella relazione tendiamo ad iperinterpretare quello che l'altro ci dice, quindi una corretta attenzione a quello che ci viene detto e anche al modo in cui noi lo diciamo sicuramente è la base di tutto. E oltre questo, le regole insomma di base, pensare che non siamo sempre noi ad avere ragione, ma che probabilmente a volte anche sbagliamo, quindi decentrarci per comprendere il punto di vista dell'altro. E in ogni caso chiuderei con una riflessione che ha a che fare con l'imperfezione della natura umana. Spesso e volentieri i malintesi ci portano verso strade che non immaginavamo. Molte scoperte della storia della scienza e della storia dell'umanità dipendono anche da strade sbagliate intraprese quando si cercava qualcos'altro, e quindi cresciamo anche nell'imperfezione, cerchiamo di essere attenti ma rimaniamo imperfetti. Bene, noi ringraziamo gli insegnanti del liceo Pascasino di Marsala e a questo punto speriamo di rivederci a un'altra edizione di Didatta. Grazie. Grande piacere.